Buongiorno a tutti. Con la lezione di oggi concludiamo la spiegazione relativa a Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. Cominciamo vedendo quali furono le differenze principali tra il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano, che in effetti era il modello a cui Carlo Magno indubitabilmente guardava. Come sappiamo, Carlo, re dei Franchi, venne incoronato imperatore da Papa Leone III la notte di Natale dell'800 e lì nacque anche formalmente il Sacro Romano Impero. Come vi dicevo la volta scorsa, noi non sappiamo quali furono in realtà i veri sentimenti di Carlo Magno perché, come scrive il suo biografo di corte Eginardo, Carlo vide in questa cerimonia, nell'incoronazione, una sorta di affermazione da parte del Papa del proprio potere su di lui, su Carlo. E quindi Eginardo nota, come già vi raccontavo la volta scorsa, che se Carlo avesse saputo che cosa lo aspettava lì nella chiesa, nella Basilica di San Pietro, probabilmente non sarebbe nemmeno entrato in chiesa. Fatto sta che con l'incoronazione a imperatore, Carlo Magno divenne a tutti gli effetti appunto imperatore del Sacro Romano Impero. E da quel momento in poi il suo rapporto con la Chiesa di Roma e quindi con il cristianesimo divenne sempre più stretto. Allora, come vi dicevo, il modello politico a cui Carlo guarda è sicuramente l'Impero Romano, però il Sacro Romano Impero si distingue dal suo modello per tutta una serie di motivi che adesso andremo a vedere. Una prima differenza è l'amministrazione, quindi un primo punto di differenza è come concretamente venivano amministrati i due imperi. L'impero romano, come sappiamo, si suddivideva in province e il sistema della provincia, poi da Augusto divise, no? In province imperiali e in province senatorie, il sistema delle province fu quello su cui per secoli si fondò l'amministrazione concreta dell'impero romano. L'impero di Carlo Magno, invece, il Sacro Romano Impero, era suddiviso anch'esso in varie zone, ma non più in province, bensì in marche, che erano, come dire, collocate spesso presso i confini, di solito, per motivi che dopo vi spiegherò, marche, contee e ducati. Erano tre forme diverse, tre diverse di controllo del territorio, di amministrazione territoriale. A capo di ognuna di queste diverse, di questi diversi territori si trovava un personaggio legato in qualche modo al sovrano. Dopo le vedremo nel dettaglio. Una seconda differenza che balza immediatamente all'attenzione è ovviamente la religione, perché nella sua prima fase l'impero romano fu politeista e lo fu per molti secoli, fino a quando poi si diffuse il cristianesimo e con l'editto di Tessalonica firmato da Teodosio nel 380 l'impero romano, come dire, riconobbe nel cristianesimo la sua religione ufficiale. Mentre invece, ed è qui la differenza, il Sacro Romano Impero di Carlo, fin dalla sua fondazione, è ovviamente un impero dichiaratamente cristiano, che si lega al cristianesimo cattolico, e che vede nell'alleanza con il Papa uno dei suoi aspetti più importanti. Del resto ricordate che i Franchi, come abbiamo detto, fin dai tempi del battesimo di Clodoveo, no? Erano 3 secoli prima, quindi erano stati sempre considerati, per così dire, il braccio armato, l'esercito personale
del papato, del pontefice. Inoltre, Carlo si propose, proprio lui, in prima persona, di vestire i panni di tutore, di protettore della fede cristiana, contro i suoi nemici. E addirittura si propose anche come promotore di una rinascita della Chiesa. Un'altra differenza riguarda l'economia. L'economia dell'impero romano nei vari secoli, no? In cui si sviluppò, la possiamo definire un'economia aperta, perché basata soprattutto sugli scambi commerciali e che vedeva nel mare, nel Mar Mediterraneo, un importantissimo snodo, no? Di traffico, di commerci. Quindi era un'economia che poi si era arricchita anche grazie ai commerci via mare e con le province orientali di Roma. Mentre invece l'economia del Sacro Romano Impero fu un'economia che possiamo definire chiusa, proprio perché basata soprattutto su commerci via terra e non via mare. Ricordate che il Sacro Romano Impero appunto era basato soprattutto su degli scambi via terra ed era basata l'economia del Sacro Romano Impero sulla struttura della curtis, sulla struttura economica della curtis che noi vedremo in una prossima lezione. Ecco, appunto, un'altra differenza geografica, potremmo dire, è proprio questa. Il Sacro Romano Impero aveva il suo centro, il suo baricentro geografico e politico nella Valle del Reno, quindi nell'Europa centro-settentrionale, mentre invece l'Impero Romano aveva sempre avuto, no, storicamente il suo baricentro sul Mediterraneo. Quindi vediamo come il baricentro politico della civiltà europea con il Sacro Romano Impero si sposti sicuramente verso nord. Un'altra differenza che possiamo riscontrare riguarda la lingua. L'impero romano, come sapete, era stato sempre dominato dalla lingua latina e poi dal greco nella sua parte orientale, mentre invece nel Sacro Romano Impero si diffusero molte lingue proprio perché era una compagine di popoli, no? Un insieme di popoli, in realtà ognuno dei quali mantenne la propria lingua. Rimase il latino come lingua franca, come lingua ufficiale, però era un latino ovviamente molto diverso rispetto al latino classico di secoli prima. E accanto al latino nacquero, si svilupparono anche altre lingue che poi dal latino derivarono, distanziandosene, no? In questo periodo, infatti, iniziano a svilupparsi dal latino parlato le varie parlate romanze o neolatine, che poi daranno origine a quel gruppo di lingue, appunto, romanze derivate dal latino. L'italiano, il castigliano, che sarebbe lo spagnolo, il francese, il catalano, il portoghese, il romancio, il rumeno, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, un impero sacro e romano, quello di Carlo Magno, ma ben differente per tutti questi motivi che vi ho detto rispetto al suo modello, l'impero romano. Allora, vediamo adesso come era organizzato l'impero carolingio. Allora, era un impero, come vi dicevo prima, multietnico, che comprendeva tutta una serie di popolazioni diverse per lingua, leggi, usi e costumi. Carlo tentò di dare una veste unitaria al suo impero e per farlo si servì della Chiesa. Infatti l'impero di Carlo Magno si identificava, potremmo dire, con la cristianità occidentale, no? Con il cristianesimo in Occidente. E quindi come fattore potente di unificazione tra i vari popoli che componevano il suo impero, Carlo impose la religione cattolica, la religione cristiana cattolica. Nei casi in cui fu necessario
con l'uso della forza, ricordate gli avari, no? Che vennero tutti convertiti in massa e battezzati a forza, Quindi non è che potessero scegliere se venerare ancora i loro dei pagani oppure aderire al cristianesimo, no? Quindi o si convertivano oppure venivano massacrati. Questo diede anche origine a delle stragi di massa organizzate proprio da Carlo. Quindi la religione cristiana imposta a tutti i sudditi fu un primo evento di, come dire, di unificazione del Sacro Romano Impero. Venne poi imposto appunto l'uso del latino come lingua scritta, come lingua della cultura, della politica, della preghiera, no? Ricordate che il latino era ed è ancora oggi la lingua ufficiale della Chiesa Cattolica. E quindi attraverso questi due strumenti, da un lato la cultura con il latino, dall'altro la Chiesa, Carlo si propose di dare una certa unitarietà al suo impero, dal punto di vista linguistico, culturale e anche sociale. Non ci riuscì molto, purtroppo, bisogna dire, nel senso che, come vi ho detto, il Sacro Romano Impero fu sempre un insieme di popoli, di particolarismi, e solo il carisma di Carlo Magno riuscì a tenerlo unito. Prova ne è il fatto che quando Carlo Magno muore nell'814 iniziano già dei problemi per il suo impero, che poi, appena una trentina d'anni dopo, verrà diviso tra i suoi tre nipoti, come diremo alla fine di questa lezione. Un altro modo con cui Re Carlo tentò di uniformare il suo impero fu la moneta. Infatti, nella monetazione lui cercò di introdurre un'unica moneta per tutto il suo impero. E questa moneta è il denario in argento, il denario che aveva spesso effigiata da una parte una croce, appunto, simbolo del cristianesimo, dall'altra spesso, come accadeva già nell'antichità, il volto del sovrano. La moneta, il denario d'argento, divenne un po' la moneta, se vogliamo, dell'Occidente, perché ricordate, in Oriente c'era il solido d'oro, no? In uso fin dai tempi di Giustiniano. Allora, come vi ho detto prima, l'impero a livello di suddivisione territoriale conosceva delle contee, che erano circa 700, ed erano territori affidati a un conte, da cui il nome. Il conte era un funzionario nominato dal re che governava in pratica per conto del re la contea. Quindi Carlo sceglieva degli uomini di sua fiducia e a loro assegnava un territorio da governare. All'interno della contea, compito del conte era applicare la legge, amministrare la giustizia e guidare l'esercito. Quindi aveva sia poteri militari che poteri amministrativi, diciamo. Nelle aree di confine, come vi accennavo prima, che erano un po' più difficili da governare, Carlo decise di riunire insieme alcune contee in Marche, governate da dei marchesi. I marchesi erano dei soldati un po' più esperti, che avevano quindi una maggiore esperienza militare, e per questo motivo governavano sulle Marche, che erano dei territori più esposti, proprio perché di confine. Le Marche più importanti si trovavano in Bretagna, nella Spagna del Nord, in Austria e in Friuli. Come vedete, sono tutti territori di confine. Infine c'erano i ducati, affidati ai duchi, la Baviera ad esempio era un ducato. I ducati erano quelle zone in cui, come dire, l'identità etnica della popolazione era molto forte, e venivano riunite queste popolazioni in ducati. A capo di contee, ducati e marche, comunque, noi troviamo sempre degli uomini di fiducia del sovrano, che si impegnavano pur rimanendo ovviamente uomini liberi, si impegnavano a
governare per conto del sovrano diventando suoi vassalli. In cambio, il sovrano dava loro delle terre, dei benefici, delle concessioni di varia natura. Carlo però aveva anche bisogno di controllare l'operato, no? Di tutte queste persone. Ricordate che le sole contee erano circa 700, quindi c'era molto da controllare e il sovrano, stando nel suo palazzo di Aquisgrana, non poteva sempre avere l'idea esatta, no? Di come fosse la situazione nelle varie zone del suo impero, nelle varie contee, nei ducati e nelle Marche. Di conseguenza, Carlo introdusse una nuova figura, quella dei missi dominici, che in latino significa gli inviati del Signore. I missi dominici erano dei funzionari che si muovevano a coppie, erano in genere in due, un laico e un ecclesiastico, quindi uno dei due era un uomo di chiesa, generalmente un vescovo, e l'altro invece era un funzionario laico. I missi dominici avevano il compito di percorrere il Sacro Romano Impero per conto di Carlo Magno, di controllare appunto l'operato dei vari personaggi, no? Conti, duchi e marchesi, verificare l'applicazione corretta delle leggi, controllare che non ci fossero soprusi da parte di queste persone, che non ci fossero abusi di potere, e poi eventualmente anche raccogliere le lagnanze, le lamentele della popolazione e farne di tutto questo una dettagliata relazione al sovrano. Diciamo che i missi dominici erano un mezzo abbastanza funzionale che Carlo aveva per controllare il territorio vasto del suo impero. C'erano poi alcuni territori che Carlo aveva scelto di non affidare né a conti, né a duchi, né a marchesi, ma aveva scelto di, come dire, permettere a questi territori una certa autonomia. Erano in genere le abbazie, quindi le terre delle abbazie, dei monasteri e dei grandi vescovadi. Allora, in queste terre, diciamo, c'era una sorta di autogestione del potere, però ovviamente valevano le stesse regole dell'impero. Semplicemente qui erano territori che il sovrano in qualche modo controllava direttamente, senza demandarne il controllo alla mediazione di tutte quelle figure che abbiamo visto prima, no? Conti, duchi e marchesi. Allora, le abbazie e i vescovadi avevano anche il privilegio dell'immunità, quindi vuol dire che non dovevano pagare le tasse, e molto spesso Carlo concedeva loro anche di amministrare in proprio la giustizia. Erano però anch'esse sotto la tutela di Carlo. E dove risiedeva il sovrano? Come vi avevo detto la volta scorsa, dopo alcuni tentativi, la capitale venne posta nella città di Aquisgrana, probabilmente per motivazioni legate alle fonti termali di quella città. Infatti Carlo Magno soffriva di una malattia alle articolazioni e gli avevano consigliato i medici di corte di fondare il palazzo imperiale presso Aquisgrana per via delle fonti termali. Allora, la figura del sovrano, come vi dicevo prima, era l'unico elemento che nei fatti teneva unito un impero così vasto e così particolareggiato, no? Diviso in varie strutture amministrative. Il luogo in cui il sovrano esercitava il suo potere era il palazzo, il sacro palazzo, la corte, potremmo dire oggi, di Aquisgrana. Il palazzo diviso in varie parti, tra cui dobbiamo ricordare la cappella palatina,
Venne costruito appunto in Aquisgrana, che oggi è una città della Germania, alla fine dell'VIII secolo d.C., sul modello del Sacro Palazzo Bizantino. Quindi dal punto di vista architettonico, il Palazzo Imperiale di Carlo Magno si rifà al Sacro Palazzo di Bisanzio. E già in questo voi vedete, no, quale fosse la disposizione, l'obiettivo di Carlo, quello cioè di dichiararsi l'equivalente occidentale e contrapposto dell'imperatore d'Oriente. Il Palazzo Imperiale era il luogo in cui il sovrano, ad esempio, incontrava l'aristocrazia. Con lui, tra l'altro, a corte vivevano, oltre alla famiglia imperiale, tutta una serie di funzionari, imperiali che avevano, ciascuno un compito preciso. Vediamo quali erano queste figure, così importanti che vivevano a palazzo insieme al sovrano. Troviamo innanzitutto il conte palatino, che era una delle figure più vicine all'imperatore e aveva il compito di amministrare la giustizia per conto del sovrano. Poi troviamo il camerarius. Camerarius è un termine che deriva da camera, che era il tesoro. Infatti il camerarius era un po' il tesoriere, no? Si occupava dell'amministrazione del tesoro dell'impero. Troviamo poi il siniscalco. Il siniscalco era colui che controllava l'ammontare delle tasse, in particolare le tasse che provenivano dall'agricoltura, proventi che derivavano dalla tassazione dell'agricoltura e un po' in tutte le terre che dipendevano dal sovrano. Poi c'era un arcicappellano, che era il capo praticamente della scuola palatina, che dopo spiegheremo che cos'era, e un cancelliere. Il cancelliere organizzava, diciamo, le attività della cancelleria, che era il luogo in cui si fissavano per iscritto tutte le leggi e le norme dell'impero. Allora, l'attività legislativa, vediamo come avveniva questa, posto che era sicuramente il sovrano la fonte della legge, quindi la volontà dell'imperatore era legge, però doveva passare attraverso la mediazione, diciamo, dell'aristocrazia. Ecco perché di solito una volta all'anno Carlo Magno convocava delle assemblee generali che si chiamavano placiti. Durante i placiti l'aristocrazia franca si radunava nel palazzo di Aquisgrana e approvava in genere i provvedimenti proposti dal sovrano che, una volta avuta l'approvazione dell'aristocrazia con i placiti, il termine placito deriva proprio da una parola latina, placet, che vuol dire è approvato, si approva. Ecco, una volta approvati, i placiti acquistavano valore di legge a tutti gli effetti. Va detto però che ben pochi di questi placiti valevano per tutto l'impero, Erano molto pochi quelli che avevano validità in tutto l'impero. Perché di solito i placiti venivano emanati per situazioni particolari. Esempio classico, per concedere ai cittadini di una certa città l'uso di un bosco. Quindi veniva emanato un placito particolare che però aveva valore solo per quella determinata regione dell'impero. Spesso avevano un carattere particolaristico, locale, possiamo dire. Questo perché Carlo Magno lasciò ad ogni popolo, questo forse fu uno dei limiti, se vogliamo, no? Nel lungo periodo, uno degli elementi di debolezza del suo impero, Carlo lasciò ad ogni popolo la possibilità di governarsi, di amministrare la giustizia secondo le proprie leggi, purché fossero preventivamente approvate da lui. Questo però creò una certa mancanza di unità, no? Perché convivevano dei sistemi di legge, dei sistemi legislativi diversi tra loro all'interno del Sacro Romano Impero. Nei placiti, come vi dicevo, venivano approvate le proposte
dell'imperatore, che poi, se approvate dall'aristocrazia, come quasi sempre avveniva, venivano messe per iscritto. Ecco, il testo scritto della legge si chiama capitolare. Il capitolare era la legge scritta, si chiama così perché di solito venivano scritte in capitoli. Ora, negli ultimi minuti, di questa lezione, vediamo come Carlo, l'ultima parte del suo impero per rilanciare la cultura. Allora, il biografo di Carlo Magno, che come vi ho detto era anche suo cugino, si chiamava Eginardo, descrive Carlo come un uomo, un amante della cultura, tra l'altro esperto nelle lingue, ne parlava più di una, amante anche delle scienze, della matematica, dell'astronomia, e questo ritratto che Eginardo ci fa del sovrano rispecchia pienamente il progetto che Carlo Magno aveva di rilanciare la cultura nel Sacro Romano Impero. Lo fece attraverso due mezzi, la chiesa da un lato e la scuola dall'altro. Allora, la chiesa, come sappiamo, era stata l'istituzione che meglio di ogni altra fino a quel momento aveva garantito un certo livello di istruzione, no? Aveva garantito la conservazione della cultura antica, la conoscenza del latino, però spesso la preparazione culturale del clero era insufficiente. Quindi Carlo Magno si rese conto che molti dei suoi monaci e uomini di chiesa erano spesso analfabeti. Non sapevano molti di loro né leggere né scrivere, e avevano anche una scarsa preparazione culturale. Carlo Magno quindi decise di intervenire innanzitutto sul clero, che, come sappiamo, oltretutto era a diretto contatto con la popolazione, no? E quindi iniziò creando tutta una serie di scuole presso i vescovati, presso i monasteri, in ogni città o villaggio, per innalzare il livello di alfabetizzazione tra gli uomini di chiesa. Su Carlo Magno poi Eginardo, come vi ho detto, ce lo descrive come un amante della cultura. In verità, studi successivi dimostrerebbero un po' il contrario, nel senso che pare poi che Carlo Magno, come molti poi uomini della sua epoca, fosse in grado di scrivere a malapena, ma leggesse molto stentatamente. Quindi dobbiamo un po' rivalutare questo giudizio, dobbiamo un po' sfatare questo giudizio di Eginardo, che probabilmente scrisse anche per motivi di propaganda questo. Però, detto questo, è innegabile che Carlo Magno diede un contributo molto significativo allo sviluppo culturale della sua epoca. Ecco perché si parla anche di rinascita carolingia. Rinascita carolingia proprio perché in questo periodo, su impulso di Carlo Magno, il Sacro Romano Impero conobbe una diminuzione sicuramente dell'analfabetismo, che pure però rimaneva molto esteso. A Carlo, come accennavo prima, noi dobbiamo una delle prime riforme della scuola, se così vogliamo dire, perché appunto lui aprì molte scuole, specialmente presso abbazie e presso monasteri. Anche nel Sacro Palazzo di Aquisgrana c'era un'istituzione culturale, la Cappella Palatina. Qui c'era una grande biblioteca e la Cappella Palatina era, diciamo, una scuola frequentata di solito dai figli dei più nobili fra i Franchi, quindi dell'alta aristocrazia dei Franchi. La Cappella Palatina era diretta da un personaggio che bisogna assolutamente ricordare. Era un monaco irlandese, si chiamava Alcuino, Alcuino di York, dalla città in cui lui poi visse anche per molti anni. Alcuino di York, vissuto tra il 735 e l'804, è sicuramente il personaggio più significativo della corte imperiale di Aquisgrana. Molto dotto, fu lui a dirigere la Cappella Palatina.
Ma dobbiamo ricordare anche lo stesso Eginardo, no? Il biografo di Carlo che frequentò questa scuola, Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, e così via. Allora, il testo base, vediamo che materie venivano insegnate nella scuola palatina. Il testo base, ovviamente, come potete capire, era la Sacra Scrittura, no? Quindi la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Il sistema era diviso nelle sette arti liberali. A loro volta suddivise in arti del trivio, le prime tre, che erano grammatica, retorica e dialettica, e arti del quadrivio, le altre quattro, cioè geometria, aritmetica, astronomia e musica. Quindi l'istruzione si suddivideva in modo molto preciso, assolutamente classificato. E posto che il testo base era sicuramente la Bibbia, la Sacra Scrittura, però lo studio della lingua latina imponeva anche lo studio della letteratura latina dei classici pagani. Presso la scuola palatina alcuni autori vennero studiati più di altri, Cesare, ad esempio, Cicerone, Virgilio, Seneca, ma anche altri. Da questo punto di vista restò fondamentale anche nell'epoca di Carlo Magno l'attività dei monasteri, di cui abbiamo già l'attività culturale dei monasteri, abbiamo già parlato a proposito appunto del monachesimo. Ricordiamo che i monasteri erano molto spesso delle vere e proprie fucine di cultura perché esisteva la biblioteca. Nella torre, no, del monastero c'era lo scriptorium in cui si copiavano i testi da parte degli amanuensi, di questo abbiamo già parlato nella lezione sul monachesimo. Ecco, durante il periodo, di Carlo Magno si diffuse anche un'altra scrittura per i testi, che è la minuscola carolina, chiamata così proprio dal nome di Carlo Magno. Era una scrittura minuscola ma molto più comprensibile dell'altra, che contribuì anche qui a facilitare, no, il lavoro degli amanuensi, dei monaci copisti. Carlo Magno contribuì anche a cristianizzare, se così posso dire, lo spazio e il tempo, perché legò molti territori al culto di alcuni santi, che spesso erano santi locali, ad esempio San Pietro a Roma, San Martino a Tours, San Benedetto a Norcia e Monte Cassino, San Remigio a Reims, San Dionigi a Parigi, eccetera, eccetera. Quindi ogni luogo venne legato alla memoria, al culto di un santo, spesso si trovavano anche le reliquie di questo santo nel luogo in cui si venerava, e Carlo stesso fece molti viaggi in vari luoghi e in ogni luogo in cui si recava andava a visitare, a rendere omaggio, diciamo, al culto, alle reliquie di questo santo, e questo portò a una cristianizzazione dello spazio, come è stata definita. Fu anche una cristianizzazione del tempo perché fu Carlo Magno a legare proprio, come dire, determinati giorni dell'anno, a uniformare il calendario civile con quello della Chiesa. Quindi in ogni giorno dell'anno civile veniva ricordato un santo. Di solito era il giorno della morte del santo, no? E questo ebbe talmente tanta fortuna, talmente tanta diffusione, che poi divenne pratica comune indicare una data ricordando il santo corrispondente. Ad esempio, la mietitura. Che si doveva fare, la mietitura dei campi si doveva fare a San Giovanni, così veniva detto. Ovviamente tutti capivano che era il 24 giugno. Oppure la consegna delle tasse o la vendemmia che si faceva per San Martino, 11 di novembre. Quindi non viene più riportata la data, ma il santo che vi viene celebrato. Carlo Magno poi muore nell'814 e il suo impero viene, diciamo così, conosce una serie di problemi legati alla successione. L'imperatore poi è suo figlio, Ludovico, chiamato Ludovico il Pio,
che regnò tra l'814 e l'840. Era un sovrano legato alla Chiesa, però molto più debole del padre, anche dal punto di vista, oltre che militare, anche proprio del carisma. Quindi più volte durante il regno di Ludovico il Pio, il Sacro Romano Impero fu sul punto di disgregarsi, di venir meno, di dividersi. Cosa che poi avvenne quando morì Ludovico il Pio nell'840, i suoi tre figli, che si chiamavano Lotario, il primogenito, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, entrarono in conflitto tra loro per la gestione dell'impero. Nell'842, ricordiamo, il 14 di febbraio, i due fratelli Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico si accordarono tra loro con il cosiddetto giuramento di Strasburgo. Entrambi si giurarono alleanza contro il fratello primogenito Lotario. Per essere capiti, giurarono di fronte agli eserciti schierati a Strasburgo, ognuno nella lingua dell'esercito opposto. Quindi Carlo il Calvo, per essere capito dai soldati del fratello, giurò in tedesco. Ludovico il Germanico, per essere capito dai soldati del fratello, giurò invece in francese. Lo dico perché il testo del giuramento di Strasburgo è scritto sia in antico tedesco che in antico francese. È un testo bilingue e si considera comunemente l'atto di nascita di queste due importanti lingue europee, il tedesco e il francese. Il giuramento di Strasburgo produce effetti per un anno circa, perché poi nell'843 i tre fratelli, con il trattato di Verdun, si spartiscono l'impero, e nascono in qualche modo, ovviamente in nucleo, tre importanti stati territoriali dell'Europa di oggi. L'Italia, quindi la fascia italiana, diciamo, viene data a Lotario assieme al titolo anche imperiale, questo perché Lotario era il primogenito dei tre. Carlo il Calvo, la parte occidentale, quindi corrispondente alla Francia, e Ludovico il Germanico invece la parte corrispondente all'attuale Baviera, Germania e Austria. Quindi, come vediamo, anche in questo noi riconosciamo nell'epoca del Sacro Romano Impero il momento, uno dei momenti fondanti dell'Europa di oggi, sia dal punto di vista territoriale che anche dal punto di vista linguistico con il giuramento di Strasburgo. Ci fermiamo qui per quanto riguarda Carlo Magno e ci aggiorniamo a due prossime lezioni con cui concluderemo il programma di storia. Arrivederci.